Ci troviamo in Veneto, di preciso nella città di Treviso, più precisamente ancora al Museo Bailo, uno dei più antichi musei della città, che prende il nome dall'abate Luigi Bailo, avente una grande passione per il collezionismo. L'autore del quale voglio parlarvi è Arturo Martini, e voi vi chiederete: chi è? Bene, anch'io fino a ieri non lo conoscevo, ma con un'attenta ricerca ora so chi è. In particolare, l'opera di cui oggi vi voglio parlare è Il Libero Pensatore di Arturo Martini, scultura prodotta nei suoi primi anni di lavoro, commissionata da Emilio Ventura, poeta e critico letterario amico dell'artista. E, a dispetto del ritratto commissionato prima di quest'opera, che era stato condizionato dal gusto di Ventura, il Libero Pensatore viene realizzato senza vincoli, imitando lo stile di Trubetskoj, uno dei maggiori esponenti della scultura italiana, e che aveva affascinato il giovane Martini durante l'esposizione a Venezia del 1907. L'opera rappresenta il committente in un momento di meditazione, ma la tensione del pensiero si riverbera nel corpo, agitato dai colpi di pollice, nell'inclinazione del volto raccolto che non si guarda intorno, nell'immediatezza della posa con le gambe accavallate e le mani annodate intorno al ginocchio. Una figura seduta e pensierosa non poteva non richiamare in quel periodo il pensatore per eccellenza, quello di Rodin, esposto alla Biennale di Venezia del 1907. E forse Martini voleva proprio distaccarsi da quel celebre modello, che pure l'aveva impressionato, mostrando che si può pensare, anzi, essere un pensatore senza assumere atteggiamenti eroici da spiriti magni, ma in una posa dimessa e casuale. Il video è concluso, grazie dell'attenzione.